Buongiornissimo, un fish and chips, amici, poi capirete come mai questo saluto un po' strano. Oggi è sabato, è una, tra virgolette, bella giornata qui. Ci sono circa 17 gradi, doveva esserci il sole, in realtà per il momento c'è nuvoloso, però vabbè. Non doveva esserci vento, invece c'è vento. Però vi portiamo con noi in una tipica giornata di weekend di bel tempo in Norvegia. Che cosa fanno i norvegesi quando c'è bel tempo? Escono in barca, quindi vi portiamo a fare una gita in barca nei dintorni con noi. Visiteremo dei posti un po' nuovi. Pensavo di mettere o la solita musichetta rilassante quando faccio vedere i paesaggi che vi piace, oppure di trovarne un'altra, magari sempre sullo stesso stile, perché comunque vorrei anche cambiare, non ripetermi all'infinito. Oppure, visto che dovrebbero in teoria esserci onde abbastanza pazze, magari scegliere una musichetta un po' più movimentata. Vediamo, intanto dirigiamoci al porto. Come da tradizione, quando si parte la barca la slego io perché è tipo l'unica cosa che so fare in barca, quello è tirare dentro le boe. Tutto il resto mi è proibito perché sarei un pericolo per me stessa e chi mi circonda. Siamo 1 metro fuori dal porto, già vedo delle onde belle alte, ho già capito come va la giornata. Siamo fermati un momento per spiare questa casa che mi dicono essere veramente bellissima. Adesso ve la zoomo perché è super lontano, voi sicuramente non vedrete nulla. Vedete quella torre con quella mega vetrata? Io scommetto che qua, ragazzi, quando ci sono le tempeste è una cosa fantastica, spettacolare. Momento ponte che non può mai mancare nei miei video di gite in barca. Io sono super in fissa coi ponti, questo qua non è niente di eccezionale, però adoro sempre. E dopo questo viaggetto non poco movimentato in cui mi sono presa quattro testate, siamo finalmente giunti a destinazione, siamo ad un pub, adesso vi faccio vedere tutto. Abbiamo dovuto parcheggiare la barca tipo in quarta fila perché c'è un casino di gente. Ecco, il pub è questo qua, tutte queste casette rosse, diciamo, è la zona in mezzo all'aperto, diciamo che la maggior parte dei posti a sedere sono appunto all'aperto e fanno un fish and chips eccezionale. Avete già capito che cosa mangiamo, insomma. Ok, è extra pieno, ecco spiegata la presenza di tutte quelle barche. Niente, come vedete, ammucchiamenti di gente, nessuno ha la mascherina, ce l'abbiamo addosso soltanto noi.
in barba direi a qualsiasi norma antipandemia, ma in generale al buon senso. Niente, io mi sono messa qua in fila per le bibite. C'è addirittura la musica dal vivo, non è proprio il nostro genere, ma apprezziamo comunque perché fa atmosfera e con la location ci sta. Alcuni di voi avranno notato quest'incudine con un martello appoggiato sopra e dei pesci essiccati a fianco. A che cosa serve? Non serve altro che a prendere il merluzzo essiccato, che in Norvegia si chiama Tørrfisk, e a batterlo col martello fin tanto che questo merluzzo non diventa un po' più morbido, di modo da poter essere spaccato con le mani e mangiato a morsi. Altrimenti sarebbe troppo duro sia da rompere che da masticare. Lì dentro si compie la magia, preparano il fish and chips, poi vi faccio vedere. Noi nel frattempo siamo riusciti a beccare l'unica panca libera, perché non abbiamo manco il tavolo, ma almeno siamo riusciti a sederci, dai. Eccolo qua, freschissimo, pronto per essere impanato e fritto. Quelle sono le patatine che ci andranno insieme. 1, 2, 3, pronto. Per voi sono passati pochi secondi, noi abbiamo aspettato una cosa come 55 minuti, non sto scherzando, ma sembra eccezionale, quindi penso ne sia valsa la pena. C'è una scelta fra 3-4 salse diverse, io ho scelto la remoulade, che è una sorta di salsa a base di maionese, simile alla tartara, con cetriolini, l'abbinano spesso al fish and chips. Siamo saliti sul ponte, così vi facciamo vedere il panorama anche dall'alto, che nonostante questa nuvolosità diffusa direi che merita decisamente. Queste qua attorno sono tutte isolette, anche il pub si trova su un'isola e notate ci sono ancora 1000 barche parcheggiate. Ciao ciao pub, torneremo probabilmente l'anno prossimo, non prima, e come sempre alla fine delle nostre gite in barca esce il sole quando noi ci stiamo dirigendo verso il porto, ovviamente. Ecco, ci siamo fermati al volo a fare benzina, quindi colgo l'occasione per farvi vedere la mia nuova barca, il mio nuovo yacht che ho appena comprato, perché sono stufa di queste barche per poveri, voglio alzarmi di livello. In realtà una barca costa talmente tanto che non mi potrei permettere manco questa qua rossa. Hashtag povertà. Ed eccoci qui, siamo tornati in porto, la nostra gita in barca si conclude qui, così come il video. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto sentire in Norvegia, anche se solo per qualche minuto. Vi ringrazio per averlo guardato fino a qua, un bacione, ha de bra!